Maria De Filippi si è raccontata a cuore aperto tra le pagine del settimanale Oggi. La conduttrice, infatti, che pare sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza sul litorale toscano in compagnia proprio di suo marito, Maurizio Costanzo, del figlio Gabriele e di suo fratello, è pronta in grande forma a tornare in TV con ovviamente i suoi programmi di successo, Uomini e Donne, Amici, C'è posta per te, Tu sì che vales, e si è aggiunto un nuovo programma per lei, La Talpa. Maria, lo sappiamo, si concede raramente alle interviste e ha confessato qual è stata la sua più grande paura e i dolori vissuti quando ha perso i suoi genitori. Infatti, dice così: "Ho corazze che però non mi hanno mai davvero resa immune dagli ostacoli e dalle paure vere che la vita ti mostra con ferocia, sbatte in faccia a ciascuno di noi. In primis per me era la paura della morte. È stato proprio la morte di mio papà, un lutto che io non ho mai superato. Ci ho messo solo un tappo, così ho chiuso a chiave e più mandato in armadio a casa mia con tutte le cose più care di mia madre quando ci ha lasciati. Tappo e chiudo, e chiave il dolore per andare avanti, è mio modo per affrontare il futuro, l'unico che conosco." Poi parla a cuore aperto, scusatemi, anche di suo marito Maurizio Costanzo e pensa con grande paura ai suoi ultimi giorni di vita. Infatti Maurizio ha sempre dichiarato di voler accanto a sé Maria fino agli ultimi suoi istanti, ma lei ha detto così: "Le confesso che non so se ne sarò capace di avverare il desiderio di Maurizio, se avrò il coraggio e la forza di tendergli la mano quel giorno. Troppo dolore. Non voglio che mi resti come l'ultimo ricordo l'intreccio di quelle dita. Sogno di prendere la vita con più leggerezza, fantastico, di essere libera da ciò che io stesso ho costruito. Sono selvatica, istintiva e vera, proprio come gli animali." Questo è il messaggio di Maria De Filippi a voi. I commenti, lasciami un like se ti va e iscriviti al mio canale.